Marvel Battlegrounds è la nuova espansione, o come preferisce chiamarla Disney, il nuovo playset dedicato a Disney Infinity 3.0, la serie Toys to Life di Disney indirizzata a console, PC e in parte anche ai dispositivi mobili. Marvel Battlegrounds non è solo un playset qualsiasi, è la prova che Disney Infinity 3.0 è vivo e vegeto, ma anche che, come dice la stessa introduzione del gioco, le possibilità sono davvero infinite. Sì, perché Disney è riuscita a creare un vero e proprio picchiaduro a sé stante all'interno di Infinity 3.0. Un picchiaduro indirizzato principalmente al multigiocatore locale, che non punta però solo ad un pubblico maturo, ma che si presta benissimo ad essere giocato anche dai più piccoli. Non vi sono infatti scene di violenza eccessiva, né tantomeno spargimenti di sangue. Sì, gli eroi se le danno di santa ragione, ma in caso di KO li vedremo scomporsi come dei veri e propri giocattoli. Veniamo al dunque. Come è composto il nuovo playset dedicato al mondo Marvel? Troviamo una modalità storia che serve ad introdurci alle meccaniche di gioco, permettendoci di farci le ossa contro la CPU in una serie di livelli a difficoltà crescente. La principale utilità di questa modalità è quella di permetterci di sbloccare nuove arene da giocare nella modalità Versus. Ed è proprio la modalità Versus a costituire il cuore pulsante dell'esperienza di gioco di Marvel Battlegrounds. Nella modalità Versus è infatti possibile scontrarsi fino a 4 giocatori contemporaneamente. La base Disney 3.0 permette però di ospitare solo 2 personaggi alla volta, ma Disney ha risolto permettendo di sbloccare i personaggi selezionabili posizionandoli anche solo momentaneamente sulla base. Un'altra delle novità presenti in questo playset consiste nella possibilità di interagire con l'ambiente circostante, distruggendo letteralmente qualsiasi cosa si trovi all'interno delle arene. Il tutto si traduce in combattimenti catastrofici, nel senso buono del termine, con esplosioni, oggetti che volano e ambienti che si distruggono, rivelando addirittura nuovi scenari grazie a scene di intermezzo piuttosto spettacolari, come potrete vedere nella parte finale di questo filmato. Mosse speciali, prese, power disk che introducono nuove variabili e persino 4 diverse modalità versus tra cui scegliere. Le arene classiche, dove vince chi rimane in piedi per ultimo, rissa, con vite infinite e classifica finale con vittoria per chi realizza più KO, supereroe, nella quale uno dei 4 giocatori è più grande e più forte e sfida gli altri 3, e re della collina, forse la più caotica delle 4. Per sfidarsi e per affrontare la modalità storia sarà possibile utilizzare tutti i personaggi Marvel appartenenti a Disney Infinity 2.0 e 3.0. Marvel Battlegrounds ha però un unico grosso difetto, l'assenza di una modalità di gioco online. Inutile negare che il playset è principalmente indirizzato ad un uso in multigiocatore, e lo scazzottarsi a distanza, magari anche con perfetti sconosciuti, avrebbe di gran lunga giovato alla longevità del titolo. Peccato, perché di fatto Marvel Battlegrounds è uno dei più divertenti playset che potete acquistare attualmente per Disney Infinity 3.0. Per questa prova di Marvel Battlegrounds per Disney Infinity 3.0 è tutto, un saluto da Lorenzo Delli per smartworld.it. Ultron regna supremo. Ho vinto in ogni maniera possibile.